Ben ritrovati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del 26 aprile 2022. Archiviata la festa ieri di San Marco, oggi cominciamo il percorso un po' dopo l'ottava di Pasqua, del tempo di Pasqua. Ci sono almeno due cose da dire molto importanti. La prima è che utilizzeremo soltanto gli Atti degli Apostoli nella prima lettura, è il tempo della Chiesa. La seconda è che i Vangeli saranno scelti ad hoc per aiutarci ad entrare prima nel mistero pasquale fino alla quarta, terza, quarta settimana e poi dopo la quarta settimana a prepararci all'evento della Pentecoste. In particolare oggi abbiamo questo famoso testo che è il quadretto della Chiesa di Gerusalemme. Un cuor solo e un'anima sola. Mentre per quanto riguarda il Vangelo, cominciamo a rileggere il testo di Nicodemo, ma questa volta nel dialogo con Nicodemo, non soltanto nell'incontro con il personaggio, ma soprattutto con il dialogo della fede alla luce della risurrezione. Dicevo, la prima lettura, il testo di Atti, ci propone questa immagine, un'immagine diciamo così, particolarmente forte, di una testimonianza di fraternità. La risurrezione ha prodotto una vera comunità di amore, di relazioni. Però notate quello che viene detto. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Mi permetto di fare una piccola variazione sulla traduzione, erano un cuor solo e un'anima sola, meglio una vita sola, una vita sola. E nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Il messaggio è chiaro: nel momento in cui si uniscono gli intenti, si condivide la vita. Il cuore sta a intendere quello, gli intenti profondi, si condivide la vita. Ecco, meno si condividono gli intenti, meno si condivide la vita. E poi ovviamente il ruolo degli apostoli e tutto il resto, però questa è l'immagine. La Pasqua crea cuori nuovi perché crea persone nuove. Il Salmo 93, 92, 93 celebra la maestà divina, ovviamente, l'azione di Dio e dice: davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addisce alla tua casa. Il Vangelo, come accennato, non lo prendiamo nell'inizio, perché ieri c'era San Marco, ma già dal versetto 7. Ascoltiamo il testo e poi lo commentiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: Come può accadere questo? Gli rispose Gesù: Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto. Ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Il testo lo leggiamo dal versetto 7, dove Gesù che dice a Nicodemo: Non meravigliarti, dovete rinascere dall'alto. La nascita dall'alto viene descritta da Gesù come un essere condotti dallo Spirito in maniera incomprensibile per chi osserva. Allora ci sono questi due elementi pasquali che sono particolarmente significativi. Da una parte la totale dipendenza dallo Spirito del risorto e quindi anche un affidamento nella fiducia della nostra vita a Lui, e questo è ovvio. La seconda parte è il cammino nuovo. Oltre a dipendere dal risorto, si fanno cose nuove, cambiano i parametri di ciò che è importante nella vita e di ciò che è giusto impegnarsi nella vita. Per
più il risorto permea la nostra vita, e noi dipendiamo da lui da questo punto di vista, più lui la trasforma dall'interno. Il vero passaggio, come dice qui il testo, è: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. È nel mistero pasquale. È nel mistero pasquale il vero passaggio. Certo, potremmo ascoltare queste parole di Nicodemo un po' come rivolte a noi. Se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Fin quando la nostra fiducia nel Signore non ci mette in moto, non ci rende disponibili ad essere guidati, diventa molto difficile anche riconoscere la sua azione in noi. Più invece si espande lo spirito del risorto in noi, più si cambiano i parametri di ciò che è importante, di ciò che non lo è nella nostra vita, e più ovviamente si aprono anche belli e nuovi orizzonti. Ho concluso anche oggi e io vi do appuntamento a domani.